Partita di totale equilibrio quella tra Catania e Picerno. Al Massimino infatti i rossazzurri non vanno oltre lo 0-0 di fronte ai quasi 18.000 spettatori con entrambe le curve sold out. È il secondo pareggio in campionato dopo le due vittorie di fila. Ma i tifosi saranno soddisfatti della prestazione degli etnei? Sentiamo cosa hanno detto i nostri microfoni. Siete soddisfatti della prestazione del Catania? Ma diciamo che siamo un po' delusi perché manca l'attacco al Catania, un attaccante, due persone che cercano di entrare in aria e fare il gol. Sì, è stata il Picerno è venuto una squadra ben messa in campo, il pareggio secondo me è stato giusto. No, completamente, non sono soddisfatto. Si passa da una partita bellissima a una partita con tanti passaggi sbagliati, tante cose che non vanno. Io non ho visto nessun gioco. Sono soddisfatto per questi motivi, perché il Picerno è una squadra che ha un sistema di gioco molto collaudato. Sono 4 anni che giocano così. Catania ha giocato bene, ha dimostrato di giocare bene contro un ottimo Picerno che si è dimostrato essere una squadra che da secondo in classifica. Sono molto soddisfatto. Praticamente io quello che ho visto, il Picerno è anche un'ottima squadra, hanno una condizione atletica spaventosa, hanno tenuto per 90 minuti, anche noi abbiamo corso. Siamo tutti soddisfatti perché comunque è tenuto bene il campo, il Picerno era una buona squadra e si è vista. Un po' meno lucidi rispetto all'ultima prestazione in casa con Benevento, sì, questo è vero, ma giustamente non è che possiamo essere tutte le partite e tutte quante le possiamo vincere. Sicuramente è una buona squadra e poi il Picerno era una squadra abbastanza rognosa, quindi una buona squadra sì. Certo, si poteva fare qualche cosa in più, però il problema forse è l'attacco che si deve registrare meglio. Cosa è mancato? Fortuna ed è mancato l'arbitraggio con l'onesto. L'arbitraggio è arbitrato all'inglese, a modo suo, né per il Catania né per il Cotone, essere sinceri, quindi è stato il suo modo di arbitrare. Il Catania va bene, solo un po' qualche attaccante deve comprare. L'inglese non basta. No, poverino, è da solo, non ce la fa. Il migliore in campo per me è stato Di Gennaro, che ha tenuto la difesa, perché poi il Picerno nell'ultimi 10 minuti ha tolto 2 centrocampisti e ha messo 2 punti, lui voleva vincere. Mi è piaciuto molto l'inglese, però devo dire che tutta la squadra è andata bene. Se eliminiamo Castellini, poi tutta la squadra ha fatto secondo me acqua.